Benvenuti sullo strano canale. Nel video di oggi vi parlo di un soldato della Seconda Guerra Mondiale. Questo soldato ha qualcosa di molto speciale. La sua storia è al tempo stesso curiosa e tragica. Scopriamo insieme il caso di Hiro Onoda, il soldato che non volle arrendersi. Tutto comincia con un semplice ordine: restare e combattere. Questo è l'ultimo ordine che il tenente Onoda riceve all'inizio del 1945, un ordine che echeggerà nella sua testa per quasi 30 anni. Hiro Onoda nasce il 19 marzo 1922 a Kainan, nel Giappone centrale. Ed è uno dei sette figli di Taneshiro e Tamae Onoda. A 17 anni trova lavoro in una società commerciale, ma il suo destino è altrove. Nel 1942 si arruola nell'esercito giapponese e frequenta la scuola di Nakano, il centro di addestramento per ufficiali dell'intelligence. Lì studia guerriglia, filosofia, storia e arti marziali. Viene forgiato il soldato che farà del rifiuto di arrendersi il suo mantra. È alla fine di dicembre del 1944 che arriva con altri uomini a Lubang, un'isola lunga circa 26 chilometri e larga 10, che si trova a sud-ovest di Manila. Bisogna sabotare le installazioni portuali e una pista di atterraggio per impedire una futura invasione americana. Il problema che sorge poco dopo è che, con l'esercito americano ormai alle porte, sull'isola non arriva l'ordine seguente: concentrarsi sui preparativi per l'evacuazione. In quel periodo più di 600.000 militari nipponici sono presenti oltre confine, principalmente in Cina, Corea, Filippine e altre isole del Pacifico. E questo rende le comunicazioni molto difficili, se non impossibili. Quando le forze americane arrivano il 28 febbraio 1945, il maggiore Yoshimi Taniguchi ordina al tenente Onoda di resistere e combattere, nonostante tutto. Onoda e i suoi uomini entrano così a far parte della schiera dei soldati chiamati Zanryu Nipponhei, letteralmente soldati giapponesi lasciati indietro. Una sorta di esercito di pseudo-suicidi decisi a resistere anche di fronte all'evidente sconfitta. Varie sono le motivazioni per cui questi militari non obbediscono al successivo ordine di arrendersi da parte del loro stesso paese. Molti non riescono ad essere avvisati in alcun modo della fine delle ostilità e della resa totale e ufficiale del Giappone. E senza l'ordine di un diretto superiore, mantengono ciecamente le loro posizioni. In altri casi si rifiutano di gettare le armi per via del Bushido, letteralmente la via del guerriero, ovvero l'antico codice di condotta dei samurai che considera disonorevole la resa. La maggior parte di questi soldati viene comunque catturata alla fine degli anni 40, ma alcuni continuano a resistere addirittura per decenni, morendo per fame o malattia. All'arrivo degli americani sull'isola, quel famoso 28 febbraio del 45, lo sparuto esercito giapponese si divide in tante piccole unità che si rifugiano nella giungla. Il gruppo capeggiato da Onoda comprende il caporale Shoichi Shimada, il soldato Yuichi Akatsu e il soldato scelto Kinsichi Kozuka. Ben presto l'isola cade sotto il controllo degli americani, che riescono a stanare tutti i soldati giapponesi, tranne Onoda e i suoi uomini, che riescono a rimanere nascosti fino a fine anno, quando sull'isola vengono distribuiti dei volantini per avvisarli che la guerra è finita. Onoda e gli altri pensano che si tratti di propaganda del nemico. La guerra, per loro, continua. Costruiscono capanne di bambù, rubano il riso e uccidono le mucche dei piccoli villaggi presenti sull'isola. Resistono come è stato loro ordinato, nonostante il caldo terribile, i topi e le zanzare, rattoppando le uniformi che piano piano si logorano e mantenendo i loro fucili in perfetto ordine. Per loro la guerra è ancora in corso e agiscono come sono stati addestrati a fare.
sfuggono ai gruppi di americani e filippini che li stanno cercando e attaccano e uccidono gli isolani, credendoli guerriglieri nemici. Ben 30 abitanti dell'isola vengono assassinati per una guerra che esiste solo nella testa dei militari. Nel 1950 uno dei membri della squadra si arrende alle forze filippine, mentre altri due vengono uccisi rispettivamente nel 1954 e nel 1972 da agenti di polizia dell'isola incaricati di fermare questi pericolosi soldati allo sbando. Quando l'ultimo uomo della sua squadra viene ucciso, Onoda rimane da solo a combattere la sua guerra immaginaria. Nemmeno i parenti giunti sull'isola riescono a convincerlo che è ora di tornare a casa. È il giovane studente giapponese Norio Suzuki che, determinato a salvarlo, riesce infine a incontrarlo nella giungla. Con un misto tra lealtà verso l'esercito e un certo grado di follia, Onoda si rifiuta di seguirlo e afferma di essere ancora in attesa di ordini che lo autorizzino a tornare a casa. Lo studente gli scatta qualche foto e torna in patria con le immagini che mostra prontamente al fratello di Onoda, Toshiro, e al governo giapponese. Si è costretti a inviare una delegazione governativa per dimostrargli che la guerra è davvero finita e viene coinvolto anche l'ex diretto superiore di Onoda, il maggiore Taniguchi, che ha il compito di sollevarlo ufficialmente dal servizio. Solo allora Onoda si consegna alle autorità. Il soldato ha finalmente ricevuto l'ordine che aspettava da 3 decenni. Onoda viene portato a Manila, dove con indosso la divisa a brandelli presenta con orgoglio la propria spada al presidente Marcos, che lo perdona per i crimini commessi mentre pensava di essere in guerra. Invece di essere considerato un povero pazzo che ha passato quasi 30 anni a combattere una guerra immaginaria, diventa all'istante un eroe nazionale. Quando arriva a Tokyo, trova ad accoglierlo, oltre ai suoi increduli genitori, ormai anziani, anche un'enorme folla che lo acclama con tanto di bandiere. Più che patriottismo o ammirazione, la sua storia, che per giorni è apparsa sulle prime pagine di tutti i giornali del Giappone, suscita nella gente ondate di nostalgia e malinconia. Quel soldato di 52 anni è il fantasma di un passato glorioso, la personificazione della lealtà e della devozione al Giappone, valori importanti che molti giapponesi pensavano fossero andati definitivamente persi dopo la fine della guerra. Onoda stesso afferma: «Sono orgoglioso di aver fatto il mio dovere di soldato e aver dedicato alla mia patria gli anni della gioventù». La domanda che gli viene fatta più spesso è: «Signor Onoda, quali sono stati i suoi pensieri durante la sua lunga permanenza sull'isola?» E la risposta è sempre la stessa: nient'altro che compiere il mio dovere. Dopo il benvenuto caloroso ricevuto in Giappone, Onoda viene accuratamente esaminato dai medici, che lo trovano in condizioni incredibilmente buone. Gli viene concessa una pensione militare e subito dopo firma un contratto da ben $160.000 per scrivere un libro di memorie intitolato «Non mi arrendo, i miei 30 anni nella giungla delle Filippine», che diventa subito un bestseller. La sua storia fa il giro del mondo e occupa riviste, libri, articoli e documentari. C'è chi lo considera un uomo di grande caratura e chi invece un povero malato mentale. Onoda cerca di adattarsi alla sua nuova vita e recuperare il tempo perduto. Viaggia in lungo e in largo per il Giappone, prende lezioni di guida e di ballo. Ma il Giappone che ha lasciato quando era giovane non è quello che vede ora con gli occhi di un uomo di mezza età. Non essendo stato testimone dei naturali cambiamenti del paese in modo graduale, non riconosce più la sua patria. Troppi grattacieli e troppe automobili, dice amareggiato durante un'intervista. Nel 1975 si trasferisce con il fratello in Brasile, dove si dedica all'allevamento del bestiame. L'anno dopo sposa Machio Noku. La coppia torna in Giappone nel 1984 e fonda la Onoda Natural School, una sorta di palestra all'aperto che insegna ai giovani l'arte della sopravvivenza. Onoda torna sull'isola di Lubang nel 1996 e fa una donazione di $10.000 a una scuola del posto. Gli ultimi anni di vita li passa viaggiando tra il Giappone e il Brasile, paese che lo ha nominato cittadino onorario nel 2010. Il soldato samurai, come è stato spesso chiamato dopo la sua resa,
si spegne a Tokyo nel 2014, a ben 91 anni. Onoda era un soldato che considerava l'imperatore una divinità e la guerra una missione sacra. In un mondo dove la crescente prosperità ha portato a un inevitabile materialismo, la sua storia colpisce per la fede cristallina nei valori morali e spirituali, per l'incrollabile integrità dimostrata da un uomo che, a dispetto dei giudizi superficiali, si è trasformato a tutti gli effetti nel monumento all'onore e alla perseveranza. E questa era la storia singolare di un uomo che fece della guerra la sua religione e dell'onore militare la sua seconda natura. Grazie per aver guardato questo video. Alla prossima!